Brescia Pichetti Aduscita, oggi riunione, com'è andata? Riunione è andata bene, abbiamo fatto il punto della situazione su tutti i problemi aperti qui a Ussita, dalle casette al problema drammatico del cimitero che abbiamo visitato adesso, all'attività commerciale. Ci siamo dati anche un cronoprogramma, mi pare che le cose stiano andando, seppur con tanta difficoltà, stiano andando avanti. Ecco, la gente vuole sapere quando si potrà rientrare qui in paese. Ma io penso che lei sa, ci siamo dato un cronoprogramma che le casette qui al borgo, nel paese, entro il mese di luglio, prima metà di luglio, noi dobbiamo riuscire a riportarli qui. Per quanto concerne la viabilità, avete parlato anche La di questo? viabilità, c'è un piano ANAS, l'ANAS sta verificando e quindi è in mano all'ANAS, soprattutto le strade provinciali e comunali, e quindi anche lì è stato fatto un cronoprogramma, di quello però parleremo nei prossimi giorni in un incontro ad hoc anche con l'ANAS. E poi, visto che c'era anche Errani, si è parlato anche della parte economica, quindi dare anche un sostegno a queste zone. Assolutamente sì, è quello che stiamo facendo. Il problema però in questo momento è riportare la gente nei territori, nelle frazioni, nei comuni, laddove oggi non c'è più nessuno. Dobbiamo ripopolare queste zone anche perché la stagione turistica, anche se questa volta l'anno prossimo, l'anno in corso, non prossimo 2017, sarà un anno di turismo, per esempio a Ussita, morti e fuggi perché le strutture ricettive sono tutte inagibili, però dobbiamo fare in modo che se vengono i turisti, quando vengono, trovano almeno una comunità e quindi è necessario riportare per quel periodo le attività commerciali, riaprire e riportare soprattutto i cittadini per non far trovare un comune evacuato come attualmente. Per chiudere, assessore, le persone che sono lungo la costa, ora ecco, voi state continuamente monitorando la situazione per capire, insomma, i posti letto fino a quando ci saranno. Allora, la situazione lì varia da campeggiatore a campeggiatore o da albergo ad albergo. Ci sono alberghi e campeggiatori che hanno già detto di essere disponibili a mantenere i terremotanti fino alla fine e ci sono altri che invece scelgono i turisti e quindi lì in quei casi dobbiamo spostare le famiglie terremotate e portarle in altre strutture ricettive. Abbiamo trovato le strutture ricettive pronte ad ospitarle, adesso si tratta di vedere comunità per comunità dove e quando potranno essere spostate.